Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, 'Aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale. E lavoriamo il tutto. Non c'è bisogno di lavorarla tanto, appena sarà amalgamata bene è pronta. L'andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Tagliamo la pasta frolla a pezzi e andiamo ad aggiungere ad ogni pezzo dell'uvetta. In alternativa potete anche aggiungere invece delle gocce di cioccolato. Andiamo quindi semplicemente a formare un panetto. Rettangolare che vado a dividere in parti uguali. Su ogni biscotto andiamo a formare una cavità abbastanza profonda e andiamo ad inserire un cucchiaino di marmellata. Molto semplicemente così. Andiamo quindi ad infornare i nostri dolcetti a 180 gradi per circa 20 minuti, finché la frolla sarà ben dorata. Come sempre, se le nostre idee vi sono piaciute, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video.
Ed ecco i nostri biscotti appena sfornati. Se vi piace potete anche cospargerli con un po' di zucchero a velo. Questi biscotti sono ottimi sia per la colazione, ma anche semplicemente da regalare a parenti ed amici. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Mettiamo a fondere a fiamma bassa 150 g di burro. In una ciotola andiamo a lavorare un uovo con 50 g di zucchero semolato. Aggiungiamo quindi il burro fuso. Uniamo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Setacciamo 100 g di farina 00, mezza bustina di lievito per dolci, aggiungiamo infine 50 g di farina di cocco, altri 50 g ci serviranno poi per rotolare i biscottini. Aiutandoci con un cucchiaio andremo a formare delle palline che ripasseremo in altra farina di cocco per formare i biscotti. Preparate una teglia con della carta forno e poggiate sopra i biscottini. Schiacciate leggermente sulla superficie. Appiattiamo quindi un po' i biscotti. Inforniamo adesso a 180 gradi per circa 15-20 minuti, finché i biscotti saranno ben dorati. Ecco i nostri biscotti appena sfornati. Quando sono ancora caldi, facciamo una leggera pressione al centro per formare la concavità necessaria ad inserire la marmellata o la Nutella o quello che preferite. Io uso un tappo da bottiglia, ma potete semplicemente usare un cucchiaino. Ora attenderemo che si raffreddino per bene prima di farcirli. Iniziamo preparando la pasta frolla con 300 g di farina 00, 130 g di burro freddo a pezzetti. Lavoriamo il tutto. Aggiungiamo 100 g di zucchero, un uovo, un pizzico di sale,
un po' di estratto di vaniglia o vanillina, mezza bustina di lievito per dolci. Dividiamo l'impasto in due parti. Continueremo a lavorare la prima metà . Andiamo ad avvolgere il panetto con un foglio di pellicola alimentare. E lo riponiamo in frigo. Al restante impasto aggiungiamo un cucchiaio di cacao in polvere amaro e continuiamo a lavorare. Avvolgiamo anche la pasta frolla al cacao in un foglio di pellicola alimentare e poniamo in frigo per 20 minuti. Mentre la pasta frolla si riposa in frigorifero, andiamo a formare il nostro stampino con un semplice foglio di carta alluminio. Con l'aiuto della carta forno andiamo adesso a stendere la pasta frolla. Inizierò con quella classica. Non fate i biscotti troppo sottili, questi hanno uno spessore di circa mezzo centimetro. Vado a ricavare i miei cuoricini. Su ogni cuoricino vado a premere lo stampino, la formina che abbiamo preparato in precedenza. E andremo quindi ad infornare i biscotti per circa 10-12 minuti a 180 gradi. Ripetiamo la stessa operazione per la pasta frolla al cacao. Inforneremo anche questi per 10-12 minuti a 180 gradi. Ed ecco i nostri biscotti appena sfornati. Ora proseguiremo con la seconda infornata. Se volete, quando sono ancora caldi, potete anche ripassarli di nuovo con la formina per ridare una maggior definizione al cuoricino. Quando i biscotti saranno pronti, il cioccolato sarà fuso, andremo ad immergere nella concavità dei biscotti il cioccolato e a decorare con della granella di pistacchio. Facciamo fondere 100 g di cioccolato bianco con 50 ml di panna.
Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Ricordatevi anche di seguirci sul nostro canale Instagram Passione Ricette di Margi. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Iniziamo preparando una frolla al cioccolato con 270 g di farina 00, 30 g di cacao, questo è cacao amaro, 150 g di burro freddo fatto a pezzetti. Lavoriamo il tutto. Andiamo ora ad aggiungere un uovo, un pizzico di sale, 100 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito per dolci e lavoriamo il tutto fino ad ottenere un panetto morbido. Quando avremo ottenuto il nostro panetto, lo andremo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e lo terremo in frigo per circa 20 minuti. Per la farcitura andremo ad utilizzare Nutella, crema pan di stella e una veloce ganache al cioccolato che andremo a preparare adesso, intanto che la pasta frolla riposa. Prepariamo una ganache al cioccolato mettendo a riscaldare 200 ml di panna e intanto andremo a triturare 200 g di cioccolato fondente. Non appena la panna si sarà intiepidita, andiamo a versare il cioccolato. Non appena il tutto si sarà amalgamato, spegneremo e faremo raffreddare leggermente. Per rendere più agevole il procedimento, io vi consiglio di mettere a riscaldare leggermente in una ciotolina a bagnomaria la quantità di Nutella o crema pan di stelle che volete utilizzare. Ovviamente potete anche fare tutte le crostatine con lo stesso gusto. Vedete, le due consistenze sono diverse. La crema pan di stelle ha al suo interno dei biscotti pan di stelle sbriciolati. Riprendiamo la pasta frolla e tagliamo in parti così da agevolmente poterla utilizzare. Con queste dosi noi otterremo due teglie di crostatine, quindi 24 crostatine.
Per aiutarci utilizziamo sempre due foglie di carta forno e un mattarello. Vado ad utilizzare uno stampo per ricavare le mie crostatine. Vado a inserire all'interno. E così ripeto fino a completare tutto lo stampo. Quando avremo riempito tutto lo stampo, andremo a versare la farcitura. Io ho preparato anche diverse decorazioni per riconoscere poi la farcitura. Utilizzerò i cuori per la Nutella, le stelline per il pan di stella, i fiorellini per la ganache. E andiamo ad infornare il tutto per circa 25-30 minuti finché la pasta frolla sarà ben cotta. Ed ecco le nostre crostatine ai tre cioccolati appena sfornate. Facciamole raffreddare bene prima di toglierle dalla teglia. Se la ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video, a seguirci se vi piace anche sulla nostra pagina Instagram Passione Ricette di Margi. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi!